Raga, vi devo ammettere che mi fa ancora strano ricevere una notifica e leggere Ronaldinho ha risposto al tuo commento, oppure Buffon ti ha messo like al post. Buongiorno raga e bentornati a un nuovo episodio del Samus Vlog. E questo è un episodio un po' diverso perché vi voglio parlare un po' nel dettaglio di lavoro, di marketing, di Edit Media. Siamo qua a Times Square. Ho fatto qui la settimana a New York, un po' per vacanza, un po' per lavoro. Ora prenderò il volo per andare in Messico, a Cancun. Mi avete chiesto quindi nei messaggi come sta andando con Edit Media, quali clienti stiamo seguendo, eccetera, eccetera. E naturalmente, essendo al nostro primo anno, ancora stiamo documentando un po' il viaggio, ma non tantissimo, perché con Ale, naturalmente con Alessio, stiamo facendo diverse cose. Alessio sta viaggiando un sacco. Uno dei clienti di cui vi parleremo oggi è Fabio Cordella Vini. E tramite Fabio anche la nostra collaborazione, il nostro lavoro con diversi personaggi importanti come Ronaldinho, Snyder, Buffon, Zamorano, Vincent Candelà e tanti altri. Fabio Cordella è un noto direttore sportivo, molto conosciuto nell'ambiente, e per me è semplicemente un genio, perché ha avuto una grossa idea, una genialata. È un esperto anche di vini, produce un ottimo vino, e lui ha avuto l'idea di associare ciò che lui ama, ossia il vino, con l'altra sua grossa passione e lavoro, ossia il calcio. La sua idea, il suo sogno, che inizialmente sembrava solamente un sogno, adesso sta diventando realtà, è stata quella di creare un dream team di vecchie glorie legate al vino. E quindi piano piano ha iniziato a creare il vino e a mettere l'immagine del calciatore, i quali sono diventati suoi partner, i suoi soci in questo che non è più un sogno ma è praticamente un'azienda, è un business, riuscendo così a fare il vino di Buffon, il vino di Vincent Candelà, il vino di Snyder, il vino di Zamorano e niente poco di meno che il vino anche di Ronaldinho. Ma in tutto questo mi direte: ok Samu, ma cosa c'entri tu, cosa c'entra Edit Media? Il fatto è che, come sapete, con Edit Media stiamo gestendo diversi clienti, immagini di diversi clienti, la presenza social di diversi clienti, e abbiamo l'onore di gestire proprio l'immagine di Fabio Cordella Vini, di Fabio Cordella Cantine. Avendo la possibilità di gestire la sua immagine, stiamo lavorando indirettamente anche con Ronaldinho, Snyder, Buffon, Zamorano, Candelà. Per ora dico indirettamente, ma sarà una collaborazione anche diretta perché dobbiamo fare diverse cose. Non è un video promo, comunque è giusto per spiegarvi quanto ci stiamo dando dentro con Edit Media, quanto stiamo lavorando duramente per far crescere clienti e con i nostri clienti anche la loro immagine. E siamo veramente orgogliosi di questa collaborazione. Siamo molto orgogliosi di ciò che sta riuscendo a fare Fabio, che sarebbe comunque riuscito anche senza di noi. Allora vi starete chiedendo: ok, perché un grosso personaggio come Fabio deve usare Edit Media? E il fatto è molto semplice. Quando sei dentro un'azienda non riesci a vedere bene il messaggio, non riesci a vedere bene la strategia migliore per arrivare a nuovi clienti, per pubblicizzarti sui social. E se sei comunque un imprenditore, il tuo lavoro è quello di far crescere l'azienda, non di stare dietro comunque alle pagine social, al marketing o alla comunicazione. E quindi qui che entriamo in gioco con Edit Media, assieme ad Alessio e al nostro team, lavoriamo sulla strategia comunicativa, sul metodo migliore per arrivare a nuovi potenziali clienti, al metodo migliore per far crescere le pagine Instagram, per arrivare a più persone possibile e comunicare il messaggio che il brand vuole comunicare. Io amo, naturalmente, come sapete, il mondo del calcio. Ho lavorato già con Traslo a diverse situazioni con i calciatori. Con Traslo siamo partner del Crystal Palace e il mio obiettivo è quello, anche con Edit Media, di concentrarmi tanto sul mondo del calcio, sugli sportivi, sui calciatori. Ecco perché amo New York. La gente si mette a fare foto in mezzo alla strada, fantastico. Come sapete abbiamo un sacco di clienti, ragazzi, in agenzie di viaggi, prodotti regionali tipici italiani che stanno spaccando a Londra, e cercheremo col tempo, anche tramite il vlog, di raccontarvi un po' di tutti questi brand. La cosa che adoro fare questo lavoro, di lavorare con l'agenzia di social media molto vicino ad imprenditori, a grossi brand e a brand più grossi, più piccoli, è il fatto di poter appunto stare vicino proprio agli imprenditori, ai loro team, di poterli aiutare a crescere, di poterli consigliare, e a nostra volta di crescere un casino, di crescere un sacco, migliorando noi stessi, migliorando il nostro team, avendo accesso alle aziende, avendo accesso anche a tutte quelle informazioni e tutti quei modi operandi che solitamente sono nascosti e non si possono raccontare. Ma avere accesso nel senso buono, nel senso che noi usiamo poi queste informazioni per sviluppare al meglio questo brand, per sviluppare al meglio la comunicazione, e in questo modo riusciamo a vivere brand stesso, riusciamo a diventare parte del team, ed è una cosa che sia a me che ad Ale piace un sacco. Raga, devo ammettere che mi fa ancora strano ricevere una notifica e leggere Ronaldinho ha risposto al tuo commento, oppure Buffon ti ha messo like al post, e non so, fa ancora tanto strano. Fabio, dato che ormai sei dei nostri, come vedi tu questa collaborazione da cliente? Fabio, anche se dici qualcosa di negativo, tanto io posso tagliare e non metterlo, quindi scherzo naturalmente. Ciao Samu, tu nella bellissima New York, io invece nelle nuvole delle Alpi Svizzere. Bravo, bravo.
Come va? Qui tutto bene, continuiamo a costruire il nostro team. Tu dici che ci fai in Svizzera, no? E c'è Ronaldinho a Ginevra, sono qui per questo. E niente, abbiamo presentato l'altra bottiglia sua, che è il Toscana IGP, un super Tuscan. Dunque tanto materiale per voi, perché siete bravi e vi state impegnando tanto a far crescere i nostri social e portarli nella direzione giusta. Siamo contentissimi di questa collaborazione. Che dire, niente, non mangia tanto a New York, perché ho visto qualche foto che ti stai divertendo un pochettino. E niente, dai, un abbraccione, ci vediamo presto, un abbraccio a tutti i tuoi fan, a tutta la gente che segue il vlog, ciao. Permettetemi anche di ringraziare Fabio per la fiducia, perché non è semplice, cioè, delegare la propria comunicazione, la propria immagine a qualcun altro, quindi grazie a Fabio Cordella per la fiducia. Se qualche anno fa mi avessero detto che avremmo lavorato con Fabio, con Ronaldinho, con Snyder, con Buffon, non ci avrei creduto. Ma allo stesso tempo, per quanto possa sembrare tutto bello e tutto figo e tutto semplice, in realtà ci vuole tanto tempo. Però è la cosa che a me ad Alessio piace di più, nel senso che non è facile, non è semplice, ci vuole tempo per sviluppare i brand, ci vuole tempo per farli crescere. Ma con Ale abbiamo un'arma veramente grossa, che è la pazienza. Abbiamo tantissima pazienza e non vediamo l'ora di fare le cose bene, con i tempi giusti, piano piano portare i media a essere una delle principali aziende in Europa, a Londra. Ora raga, è meglio andare, perché fra qualche ora ho il volo per Cancun per il Messico, e poi fra una settimana si torna a Londra a darci dentro nuovamente. Spero vi sia piaciuto questo episodio del Samus Vlog, e nel frattempo mi raccomando, uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, o meglio fate quello che volete come al solito, e noi ci vediamo al prossimo episodio del Samus Vlog. Buona